Solo il 25% dei giovani rispetta le regole imposte dagli adulti, che a loro volta influenzano per l'88% le decisioni degli adolescenti, che ritengono i grandi aperti alle novità. Sparisce quasi del tutto il dialogo rapporto con zii e nonni, che il 25% degli under 18 ritiene meno importanti di quanto avveniva in passato. E quanto emerge da una ricerca effettuata su un campione rappresentativo di studenti delle scuole medie superiori pistoiesi, realizzata nell'ambito dell'ottava edizione di Dai un senso alla vita, rispettala, organizzata a Pistoia dall'Associazione Nazionale Sociologi e dal Dipartimento Toscano dell'ANS. I giovani di oggi prendono anche l'educazione, l'informazione di più attraverso internet, e quindi forse parlano meno anche con i fratelli, con gli zii, con i genitori, non le riconoscono più come figure, forse, io parlo sempre di questo 25%, non le riconoscono più come figure che indirizzano anche al futuro. È importante che le generazioni adulte, i genitori ma anche gli insegnanti, si assumano la responsabilità quantomeno di interagire con i giovani, da un lato per comprendere le opportunità, e queste sono più note ai giovani che agli adulti, ma anche per far comprendere ai giovani i rischi di un uso eccessivo di questi media, di un uso improprio e soprattutto del sostituire la vita reale con la vita virtuale. Credo, come dice un mio collega che ha scritto un libro molto interessante, Federico Stoppa, lui dice: come si fa a essere giovani in una società che non accetta di invecchiare? Credo sia questo il punto che oggi vorrei anche affrontare qua.